tutte le caratteristiche dei mali che esso cagiona. I reality show sono una palestra del bullismo. Se io ti posso nominare per mandarti fuori, ma ti sto discriminando. Allora non è quello che è la televisione, non possiamo tornare ai tempi della televisione che abbiamo io, ma almeno sappiamo il mondo, cerchiamo di conoscere il mondo in cui viviamo, facciamoci fuori. Cerchiamo di convivere con questo mondo fatto in un certo modo, non lavoriamo solo di innovazione, il bullismo ha centinaia di implicazioni. Anche chi arriva con una Ferrari è un atteggiamento da bullo, chi arriva con un Rolex Store è un atteggiamento di bullo, ma allora se può permettersi di farlo se lo compra, no, se lo compra, però devi sapere che è uno strumento che può passare un messaggio. Un telefonino da 600-700 euro è nasconde in sé, averlo a tutti i costi, nasconde un messaggio che è discriminante verso qualcun altro. Io poi non capirò mai perché a scuola non si insegna l'educazione civica. Non si insegna più l'educazione civica. Noi ci troviamo in queste problematiche proprio per un certo rassismo nei confronti di una società civile che chiede delle risposte. I social che entrano in Italia e profilano la nostra popolazione va bene se per scopi commerciali, va bene, abbiamo detto prima, è un sistema di libero mercato, ma se tu ledi l'immagine, o comunque il sistema ledi l'immagine di una persona, il giudice che decreta, come è successo per Tiziana Cantone, decreta il diritto all'oblio di una ragazza che ha diritto di scoprire dalla rete, quindi il giudice ha decretato, cioè si applica, non puoi applicare quello che il mio giudice ha decretato. E perché non posso? Perché i nostri inquirenti, i nostri addetti ai lavori, la polizia postale, non ha dei sistemi di controllo del dato, di competenze tali, entrare con dei tunneling, dei canali preferenziali sui server, e per quanto riguarda i dati di preferenza Italia, se parliamo degli italiani, poter entrare e cancellare quello che si può cancellare, chiaramente con l'aiuto degli americani, perché loro hanno in mano i codici di utilizzo, di sviluppo delle piattaforme web. Allora, o facciamo come hanno fatto in Russia, in Cina, che hanno il loro Facebook, il loro Google.